Perfetto, andiamo. Dalla Norvegia all'Inghilterra ci vuole una settimana in nave, quindi salto avanti. Leila, stai bene? Scusa, puoi riavviare il messaggio? Abbiamo la trascrizione, se ti può servire. Posso andare... No, devo sentirlo. Ok. Non voglio essere criptica, è solo che... È stato quel messaggio a condurci proprio qui, a una tomba norrena in Nord America. Quindi quelle ossa là fuori sono l'unica pista che abbiamo. L'unica possibilità di salvare il pianeta in tempo. Eccolo. Sono vissuto, sono morto e ora riposo. E nel mio riposo io sogno. E nei miei sogni vedo la fine della minaccia che di nuovo incomberà sulla Terra. Trova il morso di lupo. Trova il forsennato. Trovami. E salvaci tutti da un'altra morte. È inquietante, davvero. Quel segnale nel messaggio. Sono solo coordinate. Nient'altro? No, non mi pare. Ok, sono pronta. Si parte. Ed eccola lì, l'Inghilterra, la nostra nuova casa. Non è all'altezza della Norvegia, ma ne faremo la nostra terra molto presto. E ora mi basta vedere una riva. Non vedo l'ora di rimettere piede sulla terraferma. Non dobbiamo affrettare lo sbarco. Quello che vedete è tutto territorio sassone. Il regno di Mercia, ancora in gran parte conteso. Ci saranno molti occhi a sorvegliarci, con archi tesi e trappole pronte. Dobbiamo essere cauti. Randvi, fermate i remi! Restate in attesa! Hai notato qualcosa? Non ancora, ma andremo a liberare il tragitto da eventuali pericoli. Voi ci seguirete quando il sole toccherà l'orizzonte. Agli ordini! Che Flood possa vegliare su di voi! Ci rivedremo presto! Vogate, proseguiamo! Sì! Sono pronto a qualsiasi agguato voglia tenderci questo popolo di elfi verdi! Sigurd, i figli di Ragnar sanno del nostro arrivo. No, non lo sanno, ma non respingeranno la nostra visita. Dei quattro regni d'Inghilterra, i figli di Ragnar ne hanno occupato uno soltanto. Gli altri sono ancora a nostra disposizione. Quindi ci uniremo alla loro armata? No, no. Parleremo con loro. Cercheremo di ambientarci nella nuova terra. E poi potremo dividerla in quante parti ci sembreranno opportune. Guardatela! Quello dovrebbe essere un villaggio? Tanti mattoni e una sola runa per il loro mite dio? Quella runa rappresenta una croce, Dag. È dove il loro dio è stato sacrificato. Si trova in cima ai monasteri. Sono dei luoghi di culto. Quella croce ha ucciso il loro Cristo e loro la mettono in mostra? Curioso. Noi incidiamo idoli dei nostri dei e preghiamo davanti a loro. Pensa ad esempio ai nostri sacrifici a Odin. Sì, ma noi non veneriamo il lupo che l'ha ucciso. È questa la differenza. Per quanto i sassoni possano sembrarci strani, anche noi lo siamo ai loro occhi. Il martello! Ecco, quello è un simbolo degno di un dio. Basterebbe un fulmine per ridurre in cenere quella croce. Guardate là! Che stanno facendo? Annegamento rituale. È un battesimo, Dag. Conosci davvero così poco le usanze cristiane? Certo che no, ma non me le ricordo. E poi mi piace fare conversazione. In quel luogo ci saranno soltanto preti e qualche fedele.
Potremmo assaltare il porto e poi saccheggiare tutto con facilità. Ci si possono trovare molti tesori. Sempre! Lavorano metalli preziosi e creano gioielli per i loro dei. Là dentro ci sarà una fortuna. Più tardi, Dag. Avremo tutto il tempo per le razzie dopo esserci insediati. Ci siamo! Fermate le navi! Accostate da quell'altra! La via è bloccata da una catena che attraversa il fiume. Dobbiamo rimuoverla prima di proseguire. Una catena? Possiamo forzarla? È troppo spessa per le asce, ma deve esserci un modo per sbloccarla in quel campo. Vado io. E io sarò subito dietro di te. No, Dag, tu rimani qui. In caso di imprevisti voglio che tu sia pronto a difendere la nave. Buona idea. Scagli la freccia e tieni l'ascia più affilata con te, eh? In un certo senso. Questo posto è ben sorvegliato. Stai per morire! Ah! Avanti! Ah! Dentro c'è qualcuno. Forza! Fino alla fine! Ora vedrai! La catena è enorme, ma sembra ancorata piuttosto male. Forse potrei colpirla. Ora la via è libera. Bel lavoro, Wade. Torniamo indietro, Sigurd. Facciamo a fette quei cani e ci prendiamo tutto ciò che hanno. Sarà uno scherzo. Non oggi, Dag. Proseguiremo fino alla nostra meta. Cerchiamo di evitare altri imprevisti. E ora state in guardia. Ci siamo quasi, credo. Sto morendo di fame. Spero che abbiano carne e birre da offrirci all'arrivo. Avresti dovuto informarli per tempo. Avrebbero preparato lo spiedo. Se Half Danuba e Ivar Ragnarsson sono a corto di provviste in questa terra, moriremo tutti di fame. Ma non temere. Ah, già lo immagino. Un maialino tenero e succulento. E birra dorata come i tesori che oggi non abbiamo razziato. Ti accontenti davvero di poco, non è vero, Dag? E ne è più che soddisfatto. Da parte mia, sono ansioso di calcare le orme dei giganti che hanno costruito questa terra. Quali giganti? Gli antichi romani e il loro impero. Giganti di un'era dimenticata. Questo territorio era un loro dominio ed è disseminato di rovine.
Quei muri e quelle pietre raccontavano storie di conquiste e di gloria, e ora non sono che macerie. Ma pronte a risorgere, ricostruiremo il loro impero pezzo per pezzo. Il nostro però non cadrà in rovina. Tutto finisce, Dark. Più che un monito, quelle rovine sono un testamento. Guardate, davanti a noi. Ecco il campo dei figli di Ragnar. Finalmente! Voglio rimettere piede sulla terraferma. Sigurd, aspetta. C'è qualcosa che non... Hai occhio. C'è troppa quiete per un'armata. Solo tende e pochi uomini. Non è l'armata che cercavamo. No. Andiamo a controllare da vicino. Troppo cenciosi e sudici per essere norreni. Meglio procedere a piedi. Non nuoteranno le nostre navi. Dag e io andremo insieme. Andremo tutti. Se sono amici, intendo presentarmi come gli altri. E se sono nemici, li combatteremo tutti insieme. Chi sono questi uomini? Parlano con un accento contorto. Inglese, senza dubbio. Dag, Eivor, con me. Ah, che abbiamo? Un gruppo di sporchi danesi che insozza il fiume. Dimmi un po', come ti chiami? Io sono Sigurd, Jarl di Fornburg. Chi siete voi? Gente che non vuole vedere invasori danesi nel proprio campo. Vi conviene muovervi, pagani. Così non vi farete ammazzare. Voi sfidate dei norreni a uno scontro pensando di spaventarli? Ho passato 8 giorni in mare senza poter intingere la mia ascia nel sangue. Perciò vedi di tagliare corto e sguaina la tua spada. Oh! Annientiamoli tutti! Accidenti, questi bastardi pagani! Io pensavo che volevi dare. Ah, mi sento già a casa! Bene qui attorno, tutti! Non voglio altre sorprese per oggi! Bene, io cerco nella casa lunga. Meglio stare allerta.
Ma guarda, hanno mangiato dei ratti. In effetti, combattevano come tali. Anche tu con quei briganti? Sigurd, Dag, di qua! Avevano dei prigionieri. Eivor, guarda. Una trappola. Forse qui dentro c'è qualcosa. Vado a vedere. Sì, non ti faremo niente. Hai del fegato, prigioniera. Lo apprezzo molto. Siamo persone molto ragionevoli, giuro. Non devi ucciderci. Pace, amico. Non dobbiamo né vogliamo uccidervi. Come vi chiamate? Yanli. Sono una mercante, non sono una di quei banditi. E lui è Rowan. Rowan, proprio così. Sono uno stalliere, tutto qui. Mi curo dei cavalli e beh, non più. Quei briganti li hanno venduti. Volevano vendere anche noi, come schiavi al miglior offerente. Ma avrei cavato loro gli occhi pur di impedirlo. E come siete finiti in questa situazione? Volevamo fare affari con i figli di Ragnar, su invito di Halfdan. Ma siamo arrivati troppo tardi. Puoi slegarli. Voi conoscete i figli di Ragnar? Sì, ho venduto stalloni e giumenti ai fratelli. Gente onesta, che paga bene. A giudicare dal campo direi che sono partiti da tempo. Dove andrete ora? Cosa farete? Troverò del bestiame, ricomincerò. Qui ho amici e alleati disposti ad aiutarmi, ma non sarà facile. A molti villaggi e città serve chi sappia prendersi cura dei cavalli. Troverò una sistemazione, prima o poi. A che pensate? Potrebbero esserci utili rimanendo con noi. Avremo modo di commerciare e i nostri cavalli saranno curati. Pensavo la stessa cosa. Gli amici dei figli di Ragnar sono nostri amici, vero Dag? Fa ciò che ritieni giusto, Sigurd. Yanli, Rowan, io sono Sigurd, Jarl di Fornburg, figlio di Styrbjorn. Questi sono Eivor e Dag. Siete liberi di andare, ma siamo pronti ad accogliervi tra noi, se farete la vostra parte. Ne saremmo felici, anche solo per rimetterci al lavoro. Dunque è deciso. Benvenuti nel clan del corvo. Da estranei ad amici, a membri della famiglia. Gli altri sono arrivati, venite. Sento che questo è il posto giusto.
Onorati fratelli, amici, benvenuti a casa vostra. Ottimo lavoro. Una casa lunga che non teme confronti. Vieni ora. Randvi ha trovato qualcosa che vorrebbe mostrarti. Eivor, Sigurd, ecco a voi l'Inghilterra e i regni in cui è divisa. Mercia, Anglia Orientale, Northumbria, Wessex. Dalle carte e dalle mappe che ho scoperto qui, intuisco che i figli di Ragnar si siano addentrati in Mercia. I ricognitori mi diranno se ho ragione. E noi dove siamo? Qui, in questo bosco senza nome. Senza nome? Dobbiamo rimediare. Come chiameremo questo luogo? Io forse ho un'idea. Ravenstorp, il villaggio dei corvi. Mi piace. Ecco riemergere il poeta che è in te. Un giorno questo nome sarà noto in tutta l'Inghilterra. Un nome è solo l'inizio. Per avere fama dobbiamo costruire, espanderci. Concordo. Per iniziare serve una forgia. Puoi aiutare Gunnar a tornare al lavoro? Ci servono materiali, scorte. A questo penseranno i nostri vicini, che lo vogliano o meno. Siamo appena arrivati e vuoi già razziare? Non conquisteremo questa terra solo a parole. Andrò a parlare con Gunnar. Molto bene, mia cara. E dimmi, cos'altro hai trovato? Appunti per lo più. Bozze di piani, vecchie lettere. Qualche messaggio in rune. Cerchiamo.